Premesso che da notizie a mezzo stampa si è appreso che sul sito della Polizia di Stato è stato pubblicato un bando di gara di interesse per la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria per la gestione e l'implementazione della rete 4G e per le sue evoluzioni, come ad esempio il 5G, sul territorio di 11 province italiane, che il bando, per un valore complessivo che si girerà intorno a 1 miliardo di euro, prevede anche la fornitura dell'equipaggiamento hardware, cioè ossia tablet, smartphone, accessori per le corde video HD e sim abilitate al traffico dei dati che consentono la funzione di servizi di comunicazione e connettività, nonché la fornitura di servizi di videosorveglianza in mobilità e di servizi di accesso alle banche dati, che è evidente che chi si aggiudicherà la gara avrà la responsabilità della sicurezza delle telecomunicazioni, delle forze dell'ordine, del loro equipaggiamento, del transito di dati sensibili. È bene inoltre ricordare che, come segnalato dagli esperti, anche la rete 5G è molto più veloce e performante di quella di 4G, ma la sua possibile violazione da parte di autori ostili espone i suoi utilizzatori a rischi molto maggiori. Si interroga il Ministro per sapere se il Governo abbia adottato tutte le iniziative necessarie atte a evitare che le nostre forze di polizia siano esposte all'ingerenza di soggetti non sicuri e se non ritenga opportuno stabilire requisiti assai più stringenti atti a garantire che chiunque si aggiudichi il bando possa offrire le necessarie garanzie in termini di sicurezza e di affidabilità. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro. Signora Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se nell'ambito della gara d'appalto indetta da questa amministrazione, tuttora in corso, per la realizzazione e la gestione di un servizio di comunicazioni per le forze di polizia denominato LTE Public Safety sul territorio di 11 province, siano state adottate le necessarie misure volte a garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario all'esito dell'esperimento della procedura. Tale preoccupazione è motivata dal fatto che la procedura di evidenza pubblica ha per oggetto l'acquisizione di beni e servizi di rilevante interesse sotto il profilo della sicurezza del Paese, potendo riguardare anche la trasmissione di dati sensibili. Preliminarmente ritengo opportuno evidenziare che la procedura in questione è stata modulata sulla tecnologia 4G e solo in via opzionale o migliorativa sulla tecnologia 5G. L'impiego di quest'ultima costituisce infatti solo una modalità opzionale nell'ottica delle future eventuali implementazioni dell'infrastruttura che l'amministrazione si propone di realizzare. Proprio in tale prospettiva evolutiva, ritengo necessario ricordare come i profili attinenti alla sicurezza e all'affidabilità relativa alla figura dell'operatore affidatario siano presidiati dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza cibernetica, nonché dall'applicazione dei poteri speciali, cioè dalla cosiddetta Golden Power, estesi dal 2019 anche agli atti e contratti relativi al 5G. Riguardo alla sicurezza cibernetica, aggiungo che il decreto legge numero 105 del 2019 ha introdotto un'articolata procedura di screening tecnologico volto a certificare il rispetto di specifici criteri di sicurezza per le forniture di beni ICT destinati a supportare le funzioni e i servizi essenziali per la sicurezza della Repubblica. Tale procedura è riferita anche alle acquisizioni del Ministero dell'Interno in quanto, come ben noto, rientrante tra le amministrazioni centrali incluse nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Proprio in ragione della peculiare delicatezza delle infrastrutture tecnologiche del Ministero dell'Interno, è previsto che la suddetta procedura di screening venga espletata da un apposito centro di valutazione operante presso il Viminale. Quanto all'eventuale implementazione dell'infrastruttura tramite impiego della tecnologia 5G, è appena il caso di ribadire che il nostro ordinamento giuridico, a tutela degli interessi nazionali, anche nell'ottica della salvaguardia di tentativi di ingerenza ostile, si è dotato di strumenti per esercitare i poteri speciali nei confronti di contratti e accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tale tecnologia. Ritengo conclusivamente, alla luce della cornice ordinamentale sopra richiamata, di poter rassicurare gli onorevoli interroganti circa i rischi di interferenza da loro stessi paventati.